L'algoritmo degli shorts è un vero mistero. Come funziona? Perché ci dà tante visualizzazioni dopo la pubblicazione e poi si fermano immediatamente? Perché uno short ha un buon successo e quello successivo fa solo una manciata di visualizzazioni? A queste e altre scottanti domande ha risposto un dipendente di YouTube, che si occupa proprio dell'algoritmo degli shorts. Ti lascio il link al video completo in inglese in descrizione, ma oggi voglio riassumere per te i punti più importanti che sono stati finalmente spiegati. Gli shorts vengono tipicamente scoperti tramite l'app YouTube, nel cosiddetto feed degli shorts, ovvero la modalità di visualizzazione verticale in cui le persone scorrono con un dito per passare da uno short a un altro. La domanda è: con questa particolare modalità che cosa conta come visualizzazione? Il solo fatto di essere capitato su uno short scorrendo conta come una visualizzazione valida? La risposta è che non basta che un utente scorrendo col dito capiti sul tuo short, ma deve superare una certa soglia di visualizzazione per dimostrare di aver volontariamente scelto di guardare quello short. YouTube non diffonde qual è questa soglia, non sappiamo se servono 3 secondi, 5 secondi, 10 secondi o di più. Questo perché YouTube dice è una soglia in continua evoluzione ed è anche diversa in base a dove e come l'utente scopre il tuo short, magari nel feed, nell'home page o sulla tua pagina canale. Quindi non sappiamo esattamente quanto tempo dobbiamo trattenere una persona sul nostro short per vederci calcolata una visualizzazione in più, ma sappiamo che dobbiamo impegnarci perché le persone non scorrano immediatamente verso il prossimo short. Gli short possono arrivare a un massimo di 60 secondi, ma conviene utilizzare fino all'ultimo secondo, oppure short brevissimi possono funzionare meglio e dare segnali più positivi all'algoritmo. Anche su questo YouTube non si sbilancia, non c'è una durata precisa ottimale per gli short. L'importante è che tu utilizzi tutto il tempo necessario che ti serve per comunicare un messaggio, per completare la tua storia, esattamente come accade per i video lunghi. Al momento però sappiamo che non è in programma l'allungamento della durata degli short, magari a 90 secondi, come alcuni creator stanno richiedendo. La personalizzazione delle miniature degli shorts è una questione di cui si parla da diverso tempo. Non è possibile inserire una miniatura personalizzata, ma è possibile da cellulare scegliere un frame da utilizzare come miniatura. YouTube dice che non è in programma l'inserimento delle miniature personalizzate per gli shorts, anche perché sul feed degli shorts da cellulare non sarebbero visibili, quindi YouTube non vuole che i creator spendano sforzi inutilmente su questa cosa. Non esiste un giorno e un orario perfetto per pubblicare i tuoi shorts. Quando sono pronti, pubblicali. A meno che il tuo short non riguardi un evento recente, uno scoop o una notizia, non importa quando lo pubblichi, non cambierà nulla riguardo ai risultati che potrà avere. E qui sento già arrivare delle obiezioni. Mi capita spesso di sentire persone che mi dicono che pubblicano uno short e magari riceve 0 o pochissime visualizzazioni. Eliminando dal canale quello short e ricaricandolo in un momento successivo, lo short comincia a raccogliere molte visualizzazioni. Innanzitutto YouTube sconsiglia assolutamente questa pratica. Farla ripetutamente potrebbe essere considerata spam e potrebbe portare a problemi o addirittura alla chiusura del tuo canale. Inoltre non è una tecnica di sicuro successo né una scorciatoia per fregare l'algoritmo. Lo stesso short lasciato pubblicato potrebbe cominciare a generare visualizzazioni dopo alcune ore o alcuni giorni. Quindi ti consiglio solo di avere pazienza e se proprio lo short non comincia a generare visualizzazioni, ragiona sul motivo, magari proponi qualcosa di diverso al tuo pubblico o una versione migliorata del tuo short precedente. Veniamo a un fenomeno che è molto frequente, ovvero quello di uno short che parte molto bene con tante visualizzazioni nei primi minuti, nelle prime ore dalla pubblicazione e poi si ferma completamente. Il motivo in realtà è lo stesso per cui questa cosa può succedere anche con i video lunghi. Il fatto è che YouTube, appena pubblichi un contenuto, prova a mostrarlo al pubblico che lui pensa possa essere interessato. Poi, in base alle risposte di questo pubblico, se sono positive o negative, decide se continuare a mostrarlo a sempre più persone, nel primo caso, oppure se rallentare e lasciare spazio ad altri contenuti che stanno ricevendo risposte migliori del tuo. Con risposte positive intendiamo ad esempio la visione completa dello short, la visione ripetuta dello short, la condivisione, i commenti, i remix e tanto altro che gli utenti possono fare per mostrare di apprezzare il tuo short. In ogni caso, anche se uno short sembra morto, non è detto che lo sia, potrebbe semplicemente volerci più tempo perché YouTube riesca a trovare il pubblico giusto. Per capire meglio quali sono le cause dello stop di visualizzazioni sui tuoi short e sui tuoi video lunghi, ho creato questo video in cui approfondisco tutte le possibili motivazioni. Ti consiglio di guardarlo per capire meglio come funziona YouTube e come avere risultati migliori nei tuoi prossimi video. Alla prossima!